Salve, salve, buona giornata cari amici di YouTube. Oggi siamo qui perché dopo tanto tempo, sono circa 7 mesi, 8 mesi, che avevo piantato queste piantine di peperoncino. Ne avevo piantate, pensate, da un semplice peperoncino che avevo comprato al supermercato, pensate, ed è uscito questo splendido peperoncino, solo uno, e niente, c'erano molte molte piantine, ne erano uscite fuori circa una decina, 8-9, e ne ho lasciate solo due, quelle un po' più grandi, perché come vedete l'ospite principale di questo vaso è questo alberello di pino, che sembrerebbe un pino marittimo. Guardate, un po' particolare, forse sempre ovviamente inter, sì, e questo pino molto particolare, non è un classico pino, un abete, insomma, ha questi aghi piangenti, cadenti, e quindi ho lasciato queste due piantine e vi volevo far vedere, ecco, che appunto finalmente dopo 8 mesi di cura, attenzione, mettere l'acqua, è venuta una pianta molto resistente, molto forte. E oggi qui volevo condividere con voi, lo sto per cogliere e fare un olio piccante che si usa spesso nel sud Italia per condire la pasta, specialmente la pasta. Bene, io vado con la lo colgo. Dopo tanto tempo sono un pochino emozionato. È arrivato il momento. Vado, eh? Ecco qua. Era così facile prenderlo che... Bene, adesso vi faccio vedere come si fa questo olio piccante. Bene, adesso gli facciamo una bella sciacquatina. Ovviamente deve essere ben sciacquato. Ecco, quindi dopo averlo sciacquato ci mettiamo, no, metti Ci mettiamo a tagliarlo a pezzettini molto piccoli, normale, insomma, abbastanza fini. Wow, che spettacolo! Dopo 8 mesi, ragazzi, peperoncino cresciuto in casa, annaffiato ogni giorno, cioè un giorno sì, un giorno no, a volte, ma... E sembra abbastanza piccante. Ora lo assaggerò anche. Sentiamo, guardate che bello. Adesso lo assaggerò, sentiamo. Guarda qui. No, non è molto piccante. Un pochino piccante. Sì, un pochino. Bene, adesso andiamo avanti. Come potete vedere, prendiamo tutti i pezzettini. Un pochino piccante, sì. Non moltissimo, ma prendiamo tutti i vari pezzettini, li mettiamo dentro e mettiamo ovviamente il olio di oliva, che è molto molto importante per fare questo olio piccante. Senza esagerare, ecco, insomma, sapete, perché è solamente un peperoncino e quindi non ce ne vuole moltissimo. Aspettate un momento. Ebbene, quindi a questo punto, dopo aver lavato bene bene, se voi avete qualcosa di meglio, io devo usare questa parte per schiacciare un pochino il peperoncino e fare uscire il liquido, il succo di questo peperoncino, e far così insaporire l'olio, che poi sarà chiamato olio santo. Ha questo nome nel sud Italia, ha questo nome, scusa, qua, questo nome, olio piccante, che poi potete usare sugli spaghetti,
anche su altre vivande, altre cose da mangiare. A me piace soprattutto sulla pasta. Alcuni lo mettono anche, non so, sulla bistecca, sulla carne, ma dipende dai vostri gusti. Bene, a questo punto abbiamo finito, grazie al nostro cameraman Ralfuccio, e come potete vedere si è creato. Ecco, ogni tanto lo giriamo un pochino col cucchiaino, lo facciamo riposare, ovviamente non utilizzare subito, dopo qualche giorno che avrà preso il sapore. Bene, io vi saluto, buona giornata, e poi vi farò sapere se com'è andata questa ricetta. Ciao ciao, buon Natale e buone cose.